chiama, chiaramente è un venticanese e quindi ci teniamo ad averlo qui, Giustino Pennino, regista videomaker, Andrea Porrazzo, che ieri sera è stato sul palchetto con me, abbiamo molto piacevolmente conversato, è un giornalista, un critico cinematografico, da poco ha fondato per il giornale su cui scrive una rubrica che è Videodrome. Poi abbiamo visto il nostro giurato indiano a distanza, ci sarà poi Antonella Mancusi, che è una critica e organizzatrice di eventi cinematografici, ecco, e Francesco Dainotti, produttore cinematografico con il quale abbiamo piacevolmente conversato ieri sera. Allora, se arrivano, io darei, per ovvi motivi, la parola ad Antonella Mancusi, che è la donna della situazione, la nostra... Eccola qui, buonasera, complimenti e bentrovata. Quindi Antonella, ti do del tu perché sei giovane, quindi non mi sembra molto informale, no? Senti, dici qualcosa di questa edizione, non lo so, tiriamo un po' le somme stasera, no? Visto che è l'ultima serata. Quindi una tua opinione, un tuo giudizio. Sicuramente posso dire che io ho trovato veramente molto piacevole questa immersione nel mondo dei suoi cortometraggi, anche perché ritengo che il corto sia comunque una tecnica cinematografica difficile ma molto efficace, perché si misura col tempo e con la qualità del tempo, perché in breve appunto di essere in grado di trasmettere messaggi potenti. Quindi per me è stato veramente un piacere confrontarmi con questi lavori, oltretutto di qualità dal mio punto di vista elevata. Quindi ho trovato tutti i lavori molto interessanti ed è stato difficile effettivamente poi valutare i migliori. Ma alla fine abbiamo dovuto fare perché ci tocca. E quindi questo, insomma, mi sento di dire soprattutto questo. Quindi al di là, insomma, delle polemiche che si possono fare, ma quelle ci saranno sempre comunque. No, mi riferivo sì, ma anche in maniera simpatica, sì, un po' all'intervento, certo, che ha fatto prima l'assessore quando faceva riferimento, sì, a cosa sta accadendo magari ad Avellino. Okay. Lasciamo perdere, direi che è meglio mettere da parte le varie polemiche, concentriamoci sull'impegno culturale che ripaga sempre. E poi questo tipo di, questa è proprio la risposta, no? Evidente. Un esempio, e oltretutto ci tengo anche a sottolineare che è davvero bello questo posto, il teatro si predispone sicuramente a organizzazione e promozione di eventi culturali di qualità, quindi avete veramente una grande risorsa da utilizzare in futuro, e speriamo di continuare. Grazie Antonella, molto efficace. Grazie.